Professor Caracciolo, è ufficiale, il patto di Yalta non esiste più. Non è mai esistito un patto di Yalta, esisteva un modo di vivere separati tra sovietici e americani. Adesso russi e americani sono in una guerra calda che forse non controllano nemmeno fino in fondo. Ecco, dove, non le chiedo di fare le previsioni perché lei studia altro tipo di fenomeni, però uno sbocco questo conflitto lo dovrà pure avere. Può avere tre sbocchi: il primo è il collasso dell'Ucraina, il secondo è il collasso della Russia e il terzo è il fatto che i due leader, vedendo che stanno per finire male entrambi, decidono di trovare un compromesso. Quello che sarà decisivo sarà l'atteggiamento americano, perché senza l'appoggio americano l'Ucraina non ce la può fare e quello che cercano i russi è una sorta di riconoscimento americano del loro status di potenza. Il ruolo della Cina e dell'Europa? La Cina è rimasta, diciamo, sorpresa e anche piuttosto incavolata della decisione di Putin di invadere l'Ucraina per varie ragioni, non ultima il fatto che buona parte del grano e dei cereali che la Cina e i cinesi mangiano veniva dall'Ucraina. Però non può svolgere un ruolo di mediazione perché gli americani non vogliono che lo abbia. L'Europa in quanto tale non esiste, ci sono alcuni paesi come la Francia che cercano di profilarsi come mediatori, ma non funziona. Ai russi interessa l'America e agli americani interessa arrivare rapidamente a finire questa guerra per dedicarsi alla Cina. E sta di fatto però c'è un nuovo ordine mondiale con potenze che hanno la cosiddetta arma atomica piccola, dall'India all'Iran, allo stesso Pakistan, che se ne fanno di queste armi? Beh, il fatto è che, come è ovvio, non è ordine ma è caos, in cui si moltiplicano i paesi che si dotano di armi nucleari o che si stanno riarmando fino ai denti, pensiamo alla Polonia, e questo significa più rischio di guerra, più disordine e meno possibilità di creare veramente qualcosa che assomiglia all'equilibrio di Yalta. Senta, le faccio l'ultima domanda. 30 anni fa, in una trasmissione televisiva, Adriano Celentano disse: attenti all'acqua, sarà la fucina delle nuove guerre del futuro. Aveva ragione? Ma l'acqua è un fattore sempre più strategico. Ancora non mi pare che ci siano state grandi guerre per l'acqua, ma specialmente in Africa è una prospettiva probabile.